Allora, ci siamo quasi, davvero chiediamo al gentile pubblico di sedersi, vi sono delle sedie, tra l'altro l'amministrazione comunale di Lago Negro è stata sensibile non solo a dare questa sala ma anche a riempirla ulteriormente di sedie perché ci si attendeva una presenza significativa, così come è stata, così come come la vediamo in questi momenti. Noi ci scusiamo, cercavamo di rubarci qualche minuto perché avrete notato dall'invito, stiamo attendendo due persone illustri, tutte le persone sono illustri, però due ospiti particolari per una serie ovviamente di impegni istituzionali ritarderanno qualche minuto, allora abbiamo cercato un po' di metterci in una posizione di mezzo e quindi iniziamo questa conferenza e sicuramente da qui a qualche minuto avremo il piacere di ospitare il sottosegretario De Filippo e l'europarlamentare Pittella, ma la platea, il parterre più che la platea di questa sera è davvero molto qualificata, ve ne accorgerete, tra l'altro vi saranno delle relazioni importanti che arricchiranno questa giornata dedicata al diabete. Avete notato dal manifesto i più arguti noteranno che vi è un'altra data, no? La giornata, diceva il presidente Papaleo, la giornata mondiale di prevenzione sul diabete è il 14, però ovviamente siccome vi sono tutta una serie di manifestazioni era difficile ipotizzare di fare tanti eventi nella stessa giornata, quindi simbolicamente diventa oggi, almeno per questo territorio, questa giornata di sensibilizzazione. È proprio sulla sensibilizzazione che sia la FANDE sia l'Associazione Italiana Diabetici Tre Valli punta molto. Proprio ieri sera qui a Lauria vi è stata una conferenza su un altro tema molto delicato che è quello sui tumori femminili e si parlava anche in quella occasione ovviamente di prevenzione, si parlava anche di alimentazione corretta. Siccome ho partecipato anche alle iniziative degli anni scorsi del presidente Papaleo, io vi, e lo sapete anche perché vi sono delle persone che ritrovo con piacere, vi preannuncio che alla fine di questa conferenza qualche senso di colpa ci verrà, diciamo, perché queste conferenze, pensando all'alimentazione, voglio dire, perché è evidente che tutta una serie di notizie e tutta una serie di informazioni vanno un po' a collidere forse, ecco, con qualche atteggiamento gastronomico che abbiamo. Io poi mi sono chiesto, ma perché il presidente fa le conferenze alle 16? Perché è un orario un po'... Poi ho detto, ma non è che il presidente Papaleo fa alle 16 perché così dobbiamo velocissimamente lasciare la tavola. Però a parte ovviamente gli scherzi, io ritorno ovviamente nella serietà di un incontro importante, tra l'altro scambiando qualche parola con i due presidenti, no? Hanno davvero nel DNA questa capacità di organizzare, di aggregare le persone, davvero complimenti per questo talento che contraddistingue. E dicevo, il presidente ha da evidenziare, il presidente Tonino Papaleo ha da evidenziare una serie di questioni significative proprio legato al tema del diabete, perché in queste occasioni si parla di prevenzione, ma si cercano anche di lanciare dei messaggi in bottiglia, in particolare alle classi dirigenti, alle classi politiche. Io gli ho chiesto prima, ma rispetto all'anno scorso c'è stato qualche elemento positivo in più? Un po' sì e un po' no, ma poi ci arriveremo nella seconda parte sicuramente della conferenza. Allora io direi di iniziare e vorrei lasciare assolutamente il microfono alla padrona di casa di questa sera, sia come rappresentante istituzionale ovviamente del comune di Lago Negro, ma mi voglio permettere di dire proprio anche
come responsabile un po' di questa sala, perché la Presidente, la dottoressa Giuseppina Mirati, è anche la Presidente del Consiglio Comunale di Lagonegro, quindi diciamo in questo doppio ruolo che poi ovviamente in lei diventa sintesi. Tra l'altro colgo l'occasione anche per salutare l'assessore, il vice sindaco Peppino De Simone, che è sempre anche lui molto attento verso queste tematiche. Vi sono molti ospiti importanti in sala, questa conferenza ci permetterà anche piano piano di salutarli. Io inizierei da Nemoli perché vedo i due pilastri della vita politica nemolese, il sindaco ed il vice sindaco, e poi magari se ci sarà spazio magari potremo pure aprire un po' il microfono, magari fare in modo che si possa, oltre al saluto, magari fare qualche domanda. Se riusciamo in questo non sarebbe male, cari relatori. Ieri sera c'è stata una conferenza bellissima, una piccola mancanza, poi non vi è stato il confronto con il pubblico, quindi se possibile un minuto in meno, e magari questo minuto lo consegniamo alla platea in maniera tale che magari le persone che così gentilmente sono venute di domenica pomeriggio ad ascoltarci possono fare magari delle domande a voi che siete degli esperti, siete dei luminari nei vari campi di vostra competenza. Allora, il microfono alla Presidente Ammirati. Buonasera, prima di iniziare i lavori di questa giornata mondiale del diabete, mi è stato chiesto di chiamare al tavolo dei lavori il signor Fusaro per un breve saluto in qualità di ex presidente dell'associazione Tre Valli del Lago Negrese, l'associazione diabetici Tre Valli del Lago Negrese. Allora, un saluto a tutti quanti da parte di Borrega Domenico, il presidente uscente, che purtroppo per problemi di famiglia lo impongono a non essere presente a questa giornata nazionale. Ma quale presidente uscente, queste sono scritte da parte a mano sua, leggo quello che lui mi ha scritto, mi pongo il sacrosanto dovere di ringraziarvi, miei cari soci, uno per uno, sia per l'iscrizione all'associazione e sia per la collaborazione ad altri. A uno per uno, sia per l'iscrizione all'associazione, sia per la collaborazione ad altri sin dal 2006, anno della nascita delle Tre Valli, facendola crescere di anno in anno e portandola ad oggi, a anno 2014, a circa 800 iscritti. La nostra associazione è collegata oggi al 7° posto su 115 associazioni nazionali fatte. Grazie di cuore, grazie ai miei stretti collaboratori Peppino Cusaro, che siete io, Giovanni Magnano, Gennaro Rocco, Giuseppe De Luca, Biagio Montegrosso, i quali sono stati sempre vicini, dandomi il massimo sostegno e particolar modo nei momenti difficili. Ma un grande particolare all'equipe medica, dal caro Enzo Caruso, persona molto sensibile e sempre disponibile verso di noi diabetici, al cardiologo dottor Rinaldo Lauletta, all'oculista dottor Gabriele Elefante, al nefrologo dottor Gennaro Sansone, seri professionisti e sempre disponibili. Grazie ancora, un abbraccio fraterno a tutti e comunque rimango sempre disponibile per qualsiasi problema. Grazie ancora, viva le Tre Valli, viva la famiglia. Allora, come abbiamo detto, il microfono alla Presidente Ammirati. Buonasera, è con vivo piacere che porgo il mio saluto personale del sindaco avvocato Domenico Mitidieri, assente per motivi personali, e dell'amministrazione comunale tutta, a voi che siete qui oggi e che partecipate a questa manifestazione organizzata dall'Associazione Italiana Diabetici di Tre Valli del Lago Negrese. Saluto l'onorevole Vito De Filippo, sottosegretario alla Sanità. Saluto il dottor Antonio Papaleo, consigliere nazionale e coordinatore regionale della FAND. Saluto il sindaco di Nemoli, Domenico Carlomagno,
Un saluto e un ringraziamento particolare va all'Associazione Italiana Diabetici Cerebrali della Conegrese, non solo per aver scelto nella giornata mondiale del diabete la nostra città come sede di questo evento, ma soprattutto per la meritevole opera di prevenzione che svolge nel nostro territorio in nome della salute, con iniziative come quelle di oggi che puntano alla valorizzazione e alla promozione della salute attraverso l'adozione di stili di vita salutari e che auspico possano essere l'inizio di una proficua e futura collaborazione. Sono iniziative importanti sia per le tematiche trattate e sia per l'opportunità che ci danno di fare rete. Questo in ossequio a quanto stabilito dal Programma Nazionale Guadagnare Salute, rendere faciliti le scelte salutari, che prevede un approccio alla promozione della salute inteso come bene collettivo, che non può essere perseguito solo dal sistema sanitario, ma al contrario risulta essere il frutto solo della costruzione di alleanze tra il sistema sanitario con il mondo della scuola, dell'università, attraverso il coinvolgimento dei comuni, delle forze imprenditoriali, delle forze sindacali, delle associazioni e del volontariato e anche dei liberi cittadini. Appare quindi chiaro che la sfida che ci troviamo di fronte è quella di raccogliere, quella che dobbiamo raccogliere è proprio quella di riuscire a costruire, assieme a molti altri attori interventi di promozione della salute che siano sostenibili ed efficaci, ma che raggiungano essenzialmente tutta la popolazione. L'iniziativa di oggi individua la sana alimentazione quale strategia di prevenzione del diabete, che come tutti sappiamo è una patologia cronica di grande rilievo sociale e ad elevatissimo impatto sulla salute, sia per l'entità della sua estensione, sia per la gravità delle sue complicanze. L'alimentazione, quindi, ha un ruolo importante nella determinazione della qualità della vita ed è uno dei fattori che maggiormente influenzano lo stato di salute del cittadino. Infatti numerose ricerche a livello internazionale hanno evidenziato che la carenza di attività, che la carenza di movimento e le scorrette abitudini alimentari sono correlate all'insorgere di numerose patologie cronico-degenerative. Quindi alimentarsi in maniera corretta, sicura e adeguata è una delle principali necessità di ogni essere umano. Questa amministrazione, ritenendo la corretta alimentazione fondamentale per il mantenimento dello stato di salute e facendosi quindi promotore del diritto dell'equità della salute per tutti, ha aderito al Programma Nazionale Salute e alla programmazione regionale, istituendo, in applicazione della legge regionale numero 27 del 14 ottobre 2008, il Centro di Educazione Alimentare e Benessere alla Salute, che ha come obiettivo la promozione di un collaudato modello alimentare, quello dello stile di vita mediterraneo, il recupero di tradizioni e cultura che la moderna medicina nutrizionistica ci indicano, attraverso il concetto di educazione, un obiettivo che può essere raggiunto attraverso il concetto di educazione alimentare inteso come benessere al miglioramento della qualità della vita nel rapporto con il cibo, visto anche con il rispetto dell'ambiente e delle tradizioni del passato. Inoltre, ha istituito e regolamentato il funzionamento della commissione mensa scolastica, un organismo collegiale costituito dai genitori che sono stati eletti rappresentanti di classe, insegnanti e dirigenti dell'istituto comprensivo, con lo scopo appunto di promuovere corrette abitudini alimentari nei bambini, coinvolgendo direttamente anche le famiglie. Quindi favorire e sviluppare la cultura del cibo e della corretta alimentazione diventa un impegno per tutti, ed in particolare per chi si occupa di prevenzione e salute pubblica. Da qui la nostra volontà di lavorare a fianco su questi ed altri temi che riguardano la salute, per informare i nostri concittadini sui corretti stili di vita e per stare più vicino alle persone malate e ai loro familiari. Grazie e buon lavoro. Ringraziamo la
Presidente Ammirati, e rinnoviamo ancora la gratitudine all'amministrazione comunale di Lago Negro per l'ospitalità. Allora, lo abbiamo annunciato prima, Silvano Papaleo, Presidente dell'Associazione Treballi, che è un po' l'altra gamba, no, di questo ragionamento. Tra l'altro conoscete il dinamismo di Silvano, io ebbi il piacere di intervistarlo un po' di mesi fa, mi disse: guarda, tra un po' ci risentiremo e vedrai che sicuramente raddoppieremo, se non addirittura triplicheremo i soci, come dicevo prima, a dimostrazione di una grandissima capacità di aggregare, di socializzare e di spingere, ecco, le persone a questo tipo di impegno. Allora, Presidente Papaleo, a te il microfono per 5-7 minuti, ce la facciamo? Sicuramente, grazie, buonasera a tutti, ringrazio di essere venuti dopo il nostro caloroso invito e devo dire, per rispondere a Mario, che questo tipo di organizzazione è vero, ce l'abbiamo nel DNA, ma nel DNA purtroppo abbiamo anche il diabete, siamo di famiglia e quindi di conseguenza chi più di noi poteva e doveva avere l'interesse e il dovere, di combattere con questa malattia e quindi di organizzare noi stessi e gli altri affinché tutti la possano prendere con le dovute cautele. E mi accingo così, visto che per me è una materia nuova questa, mi accingo a portare un caro saluto di sincero ringraziamento ai tanti amici diabetici che oggi hanno voluto essere presenti a questo importante appuntamento, espressamente voluto dalle Nazioni Unite, che con un'apposita risoluzione del dicembre 2006 impegnavano tutti gli Stati membri a sensibilizzare i cittadini a questa vera e propria epidemia che sta colpendo un intero pianeta. Problematica ripresa e fatta propria successivamente dal Parlamento europeo con una direttiva di pari spessore. Un'occasione quindi che ci vede a confronto sullo specifico della malattia diabetica fra rappresentanti dell'associazione, autorità sanitarie ed istituzionali, a partire dal signor sindaco di questa bella cittadina in cui torniamo dopo qualche anno, e ci tengo anche io a onorevole, buonasera, grazie per essere qui con noi. Allora, magari scendiamo di un posto tutti quanti. Onorevole, sediamo. Allora, un attimo che ci sistemiamo. Diamo un attimino scusa il tempo che ci... Noi abbiamo preparato tutta questa parte, cioè che ad un certo punto dovevano venire giusto qualche istante e ci ricomponiamo. E ridiamo la parola al Presidente Silvano Papaleo, prego. Dicevo, questa è un'occasione quindi che ci vede a confronto sullo specifico della malattia diabetica fra rappresentanti dell'associazione, autorità sanitaria ed istituzionale, a partire dal signor sindaco di questa bella cittadina in cui torniamo dopo qualche anno. E volevo io anche ribadire il fatto della non presenza del sindaco, che purtroppo è stato impossibilitato a essere qui presente fra di noi, ma comunque lo devo ringraziare due volte, perché nel momento in cui siamo venuti a chiedere se potevamo usufruire di questa bella sala consiliare e di fare qui questa manifestazione, la devo dire tutta, ci ha veramente profuso tanto calore e tanto entusiasmo che anche se non volevamo più eravamo quasi costretti. Quindi lo ringrazio e mi dispiace, perché lui voleva essere presente per questo evento. Inoltre, dopo il ringraziamento caloroso al sindaco, ringrazio la presenza dell'autorevole sottosegretario alla salute Vittore Filippo, che è stato puntuale come sempre a essere in mezzo a noi, anche perché il
l'attuale oggi sottosegretario è stato anche assessore alla sanità, quindi ci ha supportato negli anni precedenti ad andare avanti. E di un nostro autorevole conterraneo, Gianni Pittella, che è sempre presente in mezzo a noi, anzi devo anche spendere una parola in più, nel momento in cui abbiamo fatto il congresso a Roma è stato l'unico a essere presente, non erano presenti i romani, era presente Gianni Pittella. Oggi nella sua nuova veste di capogruppo del più numeroso raggruppamento politico europeo, a questo cast di personalità non poteva mancare il mio fratellone Tonino, così lo chiamo, nostro punto di riferimento, assunta l'icona di questa patologia, che continua a supportarci con la sua disponibilità e il suo costante impegno a favore di questa particolare categoria di pazienti. Un grazie a chi ci ospita, un grazie infine alla stampa, sempre attenta alle nostre problematiche, a partire dall'amico direttore dell'Eco di Basilicata, Mario Lampoglia, che oggi coordina i nostri lavori, così come peraltro ci ha fatto in tante altre circostanze. Un evento importante per tutti noi diabetici delle che valle la Conegresi Senesese Mercure, per evidenziare l'urgenza di una sempre migliore assistenza sanitaria, indirizzata alle aree più marginali e periferiche del territorio, necessaria alla cura del paziente in generale e a quello diabetico nello specifico, anche e soprattutto per limitare la cosiddetta migrazione sanitaria, specie in presenza delle complicanze che rappresentano la vera bestia nera di questa nostra struttura malattia. A tal proposito, non posso non evidenziare in questa sede la costante attenzione da parte della direzione ASP, che pure oggi doveva essere presente, ma sicuramente arriverà, così tanto, ma arriverà, verso questa associazione, tangibilmente dimostrata. Sì, vabbè, ma io mi riferivo ai vertici. Tangibilmente dimostrata con la messa a disposizione di uno spazio presso la struttura ospedaliera di Lauriglia o che quella di Lago Negro già da qualche anno, che ci consentono di dare un apposito supporto al diabetologo, assolvendo al meglio la missione dell'associazione, necessaria laddove si concentra l'utenza, stando all'elevata e crescente presenza di diabetici. Tanti per gli iscritti attivi nella nostra organizzazione, tanti altri operanti nella sezione comunale. Un impegno che si dimostra con il crescente aumento di adesioni, facendo sì che questa nostra associazione è tra le più consistenti delle oltre 100 aderenti alla FAM. Anche se purtroppo è un segnale negativo, perché questo significa che qua ci stanno tanti diabeti, noi abbiamo anche il primato di essere una delle regioni con il più alto tasso di diabetici d'Italia. Un grazie che però non può farci tacere circa le difficoltà che quotidianamente si riscontrano nel non vedere rispettate le linee guida nei tempi indicati per i controlli, oppure nel limitare gli spostamenti dei pazienti dai loro luoghi di residenza, e ciò in ragione della mancata applicazione del turnover a causa del pensionamento di alcuni diabetologi, lasciando quasi solo il dottor Caruso. Purtroppo te lo devo dire più volte, dottor Caruso, che sei sempre solo a coprire tutto il territorio, coadiuvato quasi occasionalmente da qualche convenzionato, una denuncia che da tempo andiamo evidenziando, ma con scarso successo, nonostante alcuni propositi di dover assistere il cittadino laddove risiede, senza assoggettarlo a trasferimenti onerosi e faticosi. Un territorio vasto, quello della Conegresi Senesese Mercure, che continua ad essere interessato da infrastrutture cadenti e fatiscenti, con paesi distanti e mal serviti dal punto di vista trasportistico e viario, con un sistema sanitario assolutamente precario dal punto di vista ospedaliero, in quanto non si è ancora realizzato l'ipotizzato ospedale unico di zona, e quindi a maggior ragione punta e deve sempre più puntare sull'assistenza territoriale, realizzando completamente l'assunto sintetizzato nello slogan: meno ospedale, più territorio. Il dottore Cugno,
ringraziamo il dottore Pugno che... che probabilmente ha dormito tra Lauria e Lago Negro questa ieri, perché ieri sera era a Lauria per un'altra conferenza, quindi troviamo lo spazio. L'incontro di ieri, infine, vuole anche essere stimolo perché il diabete, come abbiamo potuto constatare con il nuovo piano sanitario regionale, ancora in anfetamina, così come i restanti strumenti avvertati di cui vi parlerà, penso l'alco papaleno, è ampiamente e opportunamente considerato. Bisognerà che si passi dall'affermazione del principio alle realizzazioni, con ciò corrispondendo ai bisogni del soggetto affetto dalla patologia, specie se complicato. Penso infatti a quei soggetti con la complicanza del piede diabetico, costretti a portarsi chi a San Giovanni Rotondo, chi in altre strutture, e ciò nonostante le promesse che ci vengono ciclicamente fatte, dottor Pugno, salvo a dimenticare il giorno dopo, il giorno dopo. A memoria vi era una promessa di rendere tale servizio su Maratega, impegnando più direttamente il dottor Caruso, peraltro ci risulta ampiamente formato. Qualche cosa è stata fatta, ma ancora abbiamo molto scarto da fare. Ciò detto, ringrazio ancora a tutti, e particolarmente quanti si articoleranno in questa tavola rotonda, specie per le importanti e fondamentali tematiche, assolutamente necessarie per la tutela della nostra salute, con un solo accorgimento: di essere attenti per un sempre miglior rapporto medico-paziente, semmai in un centro diabetologico, che possa definirsi tale in cui sono chiamate ad operare in team le figure necessarie, dal dietista al psicologo, dal podologo all'oculista al cardiologo. Un team di senso compiuto, che veda presente e partecipe l'associazione, come prevede il Piano Nazionale Diabete, ma principalmente capace di dare i giusti indirizzi ed un'educazione terapeutica che rende il soggetto diabetico persona consapevole e quindi capace di autogestirsi. Un obiettivo cui da tempo miriamo e di cui abbiamo ampiamente discettato. Come in tanti ricorderanno, già qualche anno dietro, un apposito e interessante convegno interregionale svoltosi a Maratega dall'accattivante titolo Il centro diabetologico che vorremmo. E mi avvio alla conclusione, ricordando che oggi, 9 novembre, decorre il 25esimo della caduta del muro di Berlino. Io mi auguro che per noi sia l'avvio della caduta del tabù di tanti giovani e giovanissimi che ancora oggi purtroppo affetti da questa grande patologia, questa grossa patologia, cercano di nascondersi. Quindi mi auguro che questo 9 novembre, come l'anniversario della caduta di Berlino, del muro di Berlino, sia anche la caduta di questo tabù. Grazie, grazie ancora a tutti. Bene, allora ringraziamo Silvano Papaleo per la sua relazione, tra l'altro vi sono stati già alcuni spunti molto significativi. Una parola mi ha colpito, ho usato il termine epidemia, perché vedremo nel corso di questa serata che stiamo parlando esattamente di questo, stiamo parlando davvero di una malattia in espansione e che quindi ha bisogno di essere, diciamo tra virgolette, aggredita, no? E quindi di rispondere nel modo giusto ad una patologia così invasiva. Il parterre è eccezionale, avete visto, tra l'altro non ci sono più sedie, quindi non attendiamo più nessuno, e chiederei davvero ai relatori di mantenersi nei loro interventi in maniera tale che la conferenza sia snella, sia veloce, e se possibile magari verso la seconda parte della serata, se riusciamo a dare il microfono un po' al pubblico. Allora, Massimo De Fino, direttore di Lauria, tra l'altro qui vedo degli acronimi, poi ci superiamo a più pari, sappiamo che sei una persona molto dinamica, un saluto e magari anche qualche messaggio in bottiglia, prego. Buonasera a tutti. C'è il direttore sanitario, il dottore Pugno, per cui i saluti a nome dell'azienda li farà lui, io faccio il saluto
del distretto che rappresento, degli operatori che sul territorio cercano di portare per quanto più possibile la sanità più vicina alla casa dei cittadini. Tant'è vero che noi abbiamo ambulatori che vanno da Maratea a terminare a Rotonda. Oggi si parla di alimentazione sana e diabete. Prima di tutto voglio fare complimenti, oltre ai saluti a tutti, complimenti all'associazione, perché io sto venendo spesso, insomma, è un modo di rincontrarci ogni anno. L'anno scorso eravamo a Praia, 2 anni fa a Castelluccio, oggi siamo qua e siete sempre più numerosi, insomma, e partecipativi. Quindi ciò significa che l'associazione è un'associazione che è valida, che lavora e lavora bene, e purtroppo dico che la patologia è una patologia sentita da parte degli utenti. Sentita perché? Perché sicuramente oggi una patologia che, a parte una minima parte che riguarda i bambini, è una patologia soprattutto dell'età adulta, e siccome l'età adulta è in continuo aumento, è un aumento anche la prevalenza di questa patologia. Noi siamo tra i primi e i secondi in Italia, ce la battiamo con la Calabria ogni anno, poi i dati statistici portano al primo o al secondo posto, e siamo quasi il 7% della popolazione che ha il diabete. Quello che si sa, perché c'è una percentuale di pari livello di popolazione che non sa di avere il diabete, ma magari occasionalmente, facendo gli esami del sangue, si accorge di avere la glicemia alta. E quello a cui si riferiva anche prima Silvano Papaleo nel suo intervento, quando dice superiamo il muro del tabù, insomma, far sì che questa fascia di popolazione possa emergere. Ma perché deve emergere? Perché oggi i costi della sanità, la sanità si sta modificando, e anche i costi della sanità per forza di cose si devono modificare. C'è una quota sul PIL, sul prodotto interno, sulla produzione economica dell'Italia che investe in sanità è minima. Siamo, come paradosso, tra le nazioni europee che investiamo di meno in sanità, ma siamo anche tra quelli che abbiamo una delle sanità migliori in Europa. Come paradosso. Se noi vediamo, poi il sottosegretario sicuramente farà qualche passaggio, se noi vediamo altre regioni come la Germania e i paesi scandinavi, investono il doppio, ancora di più, arriviamo al 2,8 del PIL, ma allo stesso tempo riusciamo a dare buona sanità, perché noi facciamo prevenzione. Rispetto alle altre nazioni abbiamo questo meccanismo di poter far emergere le patologie, di prevenirle in maniera tale che poi possano aggravarsi, e in questo le associazioni svolgono un ruolo importantissimo per formare ed informare i propri associati. E il ruolo che ci deve aiutare, perché i costi anche per il diabete sono notevoli, si parla di 7-8 miliardi di euro l'anno su un fondo sanitario di 100 miliardi di euro. Sono costi oramai non sostenibili più se i pazienti che si avvicinano alla forma grave della patologia sono sempre di meno. E quali sono le forme gravi di patologia? Sono rappresentati dei colleghi che sono dall'altro lato, che accanto al diabetologo abbiamo come complicanze gravi la retinopatia e a volte la cecità, la cataratta, la cecità, e quindi stasera ce ne parlerà il dottor Elefante, ma abbiamo anche poi le cardiopatie, e quindi ce ne parlerà il dottore Lauretta, fino ad arrivare poi al cosiddetto piede diabetico e al rischio di amputazione, che sono notevoli, con costi sociali sulla famiglia, perché poi sono pazienti che sono considerati disabili con costi, e su costi sanitari nei confronti la cui spesa la deve gestire poi anche l'azienda. Io ho fatto un calcolo approssimativo oggi prima di venire qua: se dovessimo seguire i consigli dei due fratelli Papaleo, uno che sottolinea i minuti da dedicare ai pazienti e l'altro quello di volere più specialisti possibili, beh, solo nel mio distretto, nel mio territorio, nella ex ASL 3 per intenderci, per seguire tutti i pazienti diabetici avremo bisogno di circa 200-250 ore di diabetologia a settimana, significa 6-7 specialisti. È una spesa che la sanità non può sostenere, ovviamente, per cui c'è bisogno di che cosa? Di una rete, la capacità di prendere in carico
la persona e di seguirla nel tempo, facendo sì che non si aggravi e avendo poi dei punti di eccellenza in caso di aggravamento. E in questo, ad esempio, la medicina generale, presentata in questo oggi dal dottore Sancinetti, svolge un ruolo fondamentale. Noi abbiamo fatto dei corsi anche l'anno scorso, 2 anni fa, proprio sul diabete, per, in maniera specifica, per attivare questa forma integrativa tra medico di medicina generale e specialista. Il medico di medicina generale dovrebbe prendere in carico i pazienti che non vanno insulina, che possono seguire, che hanno bisogno di pochi controlli annui, e i centri diabetici, e man mano per le complicanze e tutti gli altri specialisti, devono poter prendere in carico i soggetti che hanno bisogno di un'assistenza diversa e sicuramente migliore. È quello che stiamo facendo, con qualche lacuna sicuramente che dobbiamo ancora migliorare, però il piede diabetico a Marateo lo stiamo portando avanti oramai. E oltre al dottore Caruso c'è un doppierista, c'è un chirurgo vascolare, c'è stata la disponibilità dell'unità operativa di Lago Negro per quello che riguarda gli interventi di chirurgia. Sicuramente ci serve un centro di eccellenza, ma il direttore generale stava seguendo la cosa con la Puglia, con Miulli, e bisogna vedere se non è alternativa che cosa creare per evitare poi le amputazioni, cioè per far sì che fare delle cure per evitare quanto possibile la forma più grave della patologia. Io mi fermo qua, la tematica di oggi è importante, è un importante, però lo sappiamo da una vita, perché Ippocrate 2500 anni fa, del 400 a.C., ci diceva, lui ci parlava di digiuno, diciamo che la corretta alimentazione è utile, però deve essere collegata anche ad una corretta attività fisica. Grazie. Ringraziamo il dottor De Fino e adesso passiamo la parola all'onorevole Pittella, perché rispetto anche ad una sorta di cerimoniale che il presidente Papaleo aveva organizzato, c'è un piccolo problema tecnico e quindi deve anticipare il suo intervento. Tra l'altro, noi siamo convinti che l'onorevole riuscirà a tenere insieme le grandi questioni europee rispetto anche ad una tematica come questa, che certamente ha una ridondanza che a livello europeo sicuramente. Prego. Sì, questo è tema europeo, nel senso che il diabete è malattia molto diffusa in Europa e nel mondo. Io sono qui perché seguo da tempo Tonino Papaleo nella sua ammirevole, pregevole, appassionata attività su questi temi. Come Silvano ha ricordato, ho avuto il piacere di partecipare a numerosi incontri, anche a quelli nazionali, e vedo che questa sera con una platea così numerosa si confronta una platea di relatori autorevolissimi, e questo incontro poi sarà, credo, concluso dal uomo di governo che ha titoli molto più di me a dare risposte su questo tema, l'amico Vito De Filippo. Io me la posso cavare veramente con qualche battuta, dicendo: chi l'ha chiamata epidemia, chi la può chiamare pandemia? Sicuramente questa è una malattia che esiste, che richiede sicuramente a valle centri specialistici, e fate bene a occuparvi di questo e anche a prefigurare presidio di alta specializzazione nel campo, ma che richiede soprattutto un'attività di prevenzione e di educazione sanitaria e di educazione a stili di vita. Il dottor De Fira ricordava l'attività fisica. L'attività fisica è essenziale, l'obesità è una componente fondamentale nella genesi o nel disvelamento della malattia, e l'attività fisica non soltanto previene ma corregge. Il mangiare sano è fondamentale. Vorrei dire, noi che abbiamo la fortuna di avere la dieta mediterranea, dovremmo lanciare quasi uno slogan: mangia mediterraneo, perché se mangi mediterraneo, mangi pane di grano e con un po' di olio sopra e pomodoro,
e non mangi le cose che fanno le multinazionali, fai bene alla tua salute. Ed invece noi qua a mattina a scuola i nostri figli, che cosa, o i nostri, io adesso i nostri nipoti, diciamo, che cosa mangiano? Mangiano le cose confezionate o il pomeriggio, mentre invece sarebbe molto più sano seguire la dieta mediterranea. Quest'opera di educazione sanitaria, di prevenzione e di istruzione ad uno stile di vita, chi la deve fare? Sicuramente le associazioni, ma le associazioni, per quanto siano efficaci e incisive come quelle dirette da Silvano, da Tonino e da tutti voi, non possono, non riusciranno mai a coprire una platea così vasta. Allora chi le deve fare? La scuola, la famiglia. Questi sono i due pilastri che hanno da svolgere un ruolo essenziale, e anche l'utilizzo delle risorse europee, per quanto limitate, sia quelle attraverso programmi a sportello Bruxelles, sia quelle strutturali, diciamo, dovrebbero essere anche un po' utilizzate per finanziare interventi tesi alla educazione, alla prevenzione, all'istruzione, alla costruzione di un cittadino che abbia un civismo da una parte e dall'altra parte abbia anche un stile di vita particolare. E questo si fa a partire dai banchi di scuola, che è lì che inizi, e dai, diciamo, dalle aule familiari, dalle aule di casa, è lì che inizi a capire che bisogna evitare un certo eccesso di grassi, che bisogna evitare un eccesso di carboidrati, che bisogna mangiare verdure e frutta, e tutte queste cose, che bisogna fare almeno un'ora, due ore di passeggiata veloce. Sono tutte regole che valgono nel caso del diabete, e che valgono nel caso anche di altre patologie, che valgono nel caso uno voglia vivere una vita sana. E ovviamente facendo queste cose si riduce il rischio di complicanze, che come sapete bene nel caso del diabete sono complicanze piuttosto serie e anche a volte letali, e si riducono anche i costi della sanità, pubblica, perché è ovvio che meno uno è costretto ad andare in ospedale, meno uno è costretto a pigliare medicine, e più si abbassa la spesa sanitaria. E allora su questo Vito De Filippo è, diciamo, l'autorità più autorevole, diciamo, in questione. Io vorrei quindi sottolineare questo aspetto. Se vogliamo davvero dare un contributo, non dico all'eradicamento della malattia, ma al suo contenimento e allungare la vita delle persone e a dare qualità alla vita delle persone, dobbiamo puntare su prevenzione e educazione sanitaria. E questo passa attraverso il ruolo delle associazioni, il ruolo della scuola e il ruolo della famiglia. Voglio dire un'ultima cosa, più di carattere politico europeo. Si è parlato di tagli alla sanità, si è parlato di difficoltà dei governi nazionali a garantire uno standard di spesa sociale e sanitaria, che è tanto più importante quanto più si riferisce a ceti meno abbienti, perché chi ha i soldi può anche evitare la sanità pubblica. Tutto questo è il figlio e il frutto avvelenato di una stagione di politica economica europea che si chiama austerità. L'austerità, tra le tante vittime o tra le tante conseguenze negative che ha prodotto, ha avuto anche quella di costringere e ridurre la spesa sociale e la spesa sanitaria. Nel momento in cui ha chiesto ai governi nazionali di non solo rispettare il 3%, famoso rapporto tra col PIL e il deficit pubblico, quando ha richiesto
una sorta di tappe forzate della riduzione del debito pubblico che hanno previsto tagli alla spesa sociale e alla spesa sanitaria consistenti, con risultato che i livelli di prestazione sanitaria e anche di livelli assistenziali e anche di livelli previdenziali si sono abbassati, non solo in Italia. C'è stata una riduzione dei consumi, per cui l'economia è totalmente ferma, con una stagnazione, una deflazione, una perdita enorme di posti di lavoro. Questo vale per l'Italia, vale per il Mezzogiorno, ma vedete, vale e sta valendo anche per paesi del nord Europa come la Germania e come la Francia, in cui i dati macroeconomici sono impressionanti. È l'ora di mettere la parola fine a questa fase negativa di politica economica, perché altrimenti avremo il maciullamento del modello sociale europeo, con ulteriori gravi danni alla qualità della vita delle persone, perché se tu abbassi e ammazzi la sanità pubblica e riduci finanziamenti alle scuole e all'università, hai creato problemi disastrosi ai cittadini e hai reciso il cordone verso il futuro. Voi mi scuserete se devo andare via, ma ho famiglia in macchina, compreso il mio nipotino di 1 anno e mezzo, quindi me ne devo andare. Devo raggiungere Roma, quindi mi perdonerete, ma ho un impegno d'onore preso con Silvano Papaleo, e chi mi conosce sa che quando dico una cosa cerco di mantenere. Grazie. Bene, ringraziamo l'onorevole Pittella per la sua presenza, anche per le parole che ha evidenziato. Tra l'altro lui parlava di dieta mediterranea. Il presidente Papaleo, l'altro Papaleo, quello che ancora deve parlare, proprio su questo tema vorrà dire qualcosa, perché come sapete proprio in un paese qui vicino a Rivello c'è un percorso che si sta avviando sulla dieta mediterranea, quindi è un argomento assolutamente attuale e che potrebbe e probabilmente dovrebbe avere un coinvolgimento anche di queste associazioni, insomma, ecco, che si coinvolgono rispetto a questa, nello specifico alla malattia del diabete. Io riempio un po' qualche altro secondo, così poi il dottor Cugno potrà avere l'attenzione massima da parte dell'uditorio. Salutiamo ancora l'onorevole Pittella e do volentieri il microfono al dottor Cugno, che è il direttore sanitario dell'ASP. Dicevamo ieri a Lauria a parlare di tumori femminili, questa sera a parlare di diabete, insomma voglio dire, è un impegno quotidiano in trincea, dottor Cugno. Grazie, buonasera. L'anno scorso di questi tempi eravamo con Stefano Braiamare a parlare di diabete, quest'anno stasera siamo a Lago Negro, sabato prossimo c'è una manifestazione a Potenza, perché ci saranno, l'attenzione sarà soprattutto sui bambini diabetici, e io credo che di non avere negli ultimi periodi mancato nessun appuntamento di questo genere. Per quale motivo? Ci sono due motivi: uno di ordine strettamente professionale e l'altro di ordine personale. Quello professionale, Massimo De Fino, e qui dentro si è parlato di epidemia, tecnicamente sappiamo che non è forse il termine più esatto, però rende l'idea. L'8% di cittadini che ha diabete significa ragionare di termini, di numeri impressionanti, e su una regione che è con circa poco più di 500.000 abitanti dovremmo immaginare, anche se non è un dato, c'è tanto sommerso ancora, dovremmo ragionare intorno a meno 40.000 persone. Non ce li abbiamo tutti, perché dico molti, sono numeri che ancora non compaiono, però capite che in numeri importanti parliamo solo di una sfida. E accanto a questo, correggo un poco in
in alto le cifre che ha detto Massimo De Fini, è che il costo stimato è per il costo in Italia di oltre 11 milioni, miliardi di euro, 11 miliardi e 200 milioni e anche di più, e se lo paragonate a quello che sono riusciti a ottenere, perché addirittura sembrava che il Fondo Sanitario Nazionale si riducesse rispetto alle aspettative, è rimasto quantomeno invariato intorno ai 106 miliardi, capite bene che siamo oltre al 10% del Fondo Sanitario Nazionale come costi. E in più c'è un'altra piaga che si abbina frequentemente al diabete, quella dell'obesità. Diabete e obesità in questa regione sono veramente una piaga, soprattutto l'obesità infantile. È un fatto culturale? Sicuramente sì, perché io mi ricordo, o meglio, il modello del bambino bello da vedere è il bambino grassottello, è il bambino cicciottello, che poi alla fine tenete conto che un bambino obeso sarà puntualmente un adulto obeso e con ogni probabilità sarà anche un diabetico. E però devo dire una cosa, nonostante questo, noi qui non siamo certamente all'anno zero. Dicevo, questo è il motivo professionale, l'attenzione a una malattia che genera tantissimi costi e che in qualche modo, soltanto con le azioni di prevenzione, noi riusciremo a recuperare per creare altri investimenti anche in altri settori, oltre che la piaga, la sofferenza di queste persone e delle famiglie. Ma vi dicevo che ho anche un motivo personale, e questo motivo personale è molto forte, perché io ho vissuto in maniera importante questa malattia nella mia famiglia. Io ricordo come un incubo le diete a cui si sottoponeva il mio papà, diabetico, peraltro morto per una complicanza di diabete classica cardiovascolare a 45 anni, e quando si parlava a quei tempi di un diabete che doveva essere curato mangiando verdura, non mangiando pane, non mangiando carboidrati, una sofferenza per le persone, incredibile. Erano gli orientamenti del tempo, grazie a Dio. Oggi si ragiona in maniera completamente diversa, però io so che cosa significa in una famiglia avere un soggetto diabetico, provate a immaginare quando il soggetto diabetico addirittura è un bambino, e come viene coinvolta questa famiglia da tutti i punti di vista. Per questo motivo io sono sempre presente a queste manifestazioni e ho vissuto tutto quello che in medicina si è venuto a creare. E in questa regione, nonostante i rimbrotti che mi fa puntualmente Antonio Popaleo Silvano, grazie a Cristo al Lago Negro lo sento un po' di meno, ma Antonio è terribile, però Antonio, in questa regione si sono fatti in questo settore dei passi da gigante. Fai bene a pungolare, perché dobbiamo fare sempre meglio, però ci scordiamo che in questa regione, e forse un po' per quello che è stato il motto che ho sentito per tanto tempo dal governatore De Filippo, che questa era una regione laboratorio, non è un caso che siamo arrivati all'osservatorio con quelle caratteristiche, con quella importanza che ha, con quella rilevanza, mi permetto di dire, a questo punto quasi europea, sicuramente europea, e significa che è anche una vittoria di chi l'ha proposta, ma di chi l'ha sostenuta. E aggiungo anche di più, si è andato oltre. Il lavoro fatto dal Presidente De Filippo è stato ulteriormente implementato dal Presidente Pippone, e adesso una fondazione per lo studio delle malattie croniche che inserisce e ingloba ancora anche questo osservatorio, e ha sicuramente degli sviluppi importantissimi. Questa è una regione attenta, per quanto sia una regione difficile anche in termini di orografia. Pensate, la nostra azienda sanitaria ha 100 comuni, 7.000 km quadrati, venire da Marateo, andare da Marateo a Lavello è un'impresa. Dobbiamo tenere conto anche dei meccanismi organizzativi, quali sono le cose migliori anche in un momento particolare in cui le risorse purtroppo non sono tante. E allora, sicuramente stiamo investendo molto
in questa, questo aspetto. Abbiamo creato dei nuclei che sono ancora in embrione, alcuni sono non in embrione, stanno funzionando egregiamente, ma devono essere ulteriormente implementati, ma che devono arrivare a lavorare un po' come siamo riusciti a fare già a Potenza, cioè creando delle equipe multidisciplinari. E io vedo anche fondamentale l'importanza dello psicologo all'interno di, questa, di questi gruppi. E però, vedete, questi gruppi sono particolarmente, sono ultra specialistici. Io credo che in questo momento dobbiamo fare quello che è il salto di qualità. Il salto di qualità in questo momento, a mio avviso, è un coinvolgimento operativo, concreto dei medici di medicina generale. Io credo che in questo momento le risorse, quelle che abbiamo, quelle che ci costano poi tanto, debbano liberarsi sostanzialmente di qualche attività, lasciando spazio forte a progetti con i medici di medicina generale, in maniera tale, prima di far salire i colleghi ulteriormente in questo processo condiviso, e riservare poi le strutture a strutture, diciamo, un po' più specialistiche. E c'è da fare ancora un altro passaggio. Anticipava Massimo, dobbiamo studiare le complicanze e dobbiamo intervenire in maniera specifica, rapida sulle complicanze, però anche efficace. E io dico lo dobbiamo fare con le nostre risorse, perché si pensano con convenzioni, con studi, con strutture sanitarie extraregionali. A me questo tipo di organizzazione, ve lo dico con grande franchezza, piace poco. Piace poco perché in realtà di missionari non ne abbiamo. Quando vengono alla nostra regione, l'obiettivo dei medici che vengono alla nostra regione è di fidelizzare dei pazienti da portare poi nelle altre strutture. Noi le strutture ce l'abbiamo, ci abbiamo i professionisti che sono validi, su questo tavolo ci sono delle persone, anche in platea ci sono delle persone di grandissimo valore. Devo anche dire però che abbiamo una struttura che è l'ospedale San Carlo, che secondo me deve rappresentare in questo momento riferimento per quello che riguarda la chirurgia vascolare e la chirurgia del piede diabetico. Ci sono le risorse in quella struttura, abbiamo avviato un discorso e sono convinto che sarà molto facile adesso parlare ed organizzare anche questo aspetto, che c'è stato sempre un po' carente nella nostra organizzazione, perché noi dobbiamo lavorare con un modello che nei piani sanitari ultimi che ci sono stati è stato il riferimento, che è stato quello di oggi, il modello della rete, della presa in carico pubblico globale del paziente, che va con un riferimento che però non è slogan, non è demagogia. Io mi litigo che Gino Giordano tantissime volte, però ancora una volta dico che il medico di medicina generale deve usare di più in qualche modo. Hanno competenze e però spesso in realtà, o forse è colpa nostra, non riusciamo a coinvolgerli in progetti importanti. Con un nuovo ruolo del medico di medicina generale, con un riposizionamento dei nostri team multispecialistici e con l'inserimento all'interno di questo percorso, dell'ultimo percorso, di quello più, diciamo così, ultra specialistico, che può essere quel trattamento del piede diabetico. Vedete, per l'oculistica già abbiamo fatto all'interno della regione, c'è un dipartimento di cui siamo molto orgogliosi, perché questo dipartimento ha sede nell'azienda sanitaria di Potenza e nell'ospedale di Venosa. Io credo che forse riusciremo a mettere su un discorso molto concreto per poter dare ai diabetici della Basilicata un maggiore riscontro. E un discorso solo devo fare, con questo chiudo perché forse ho preso troppo tempo, su quello che riguarda la dieta. Io non sono molto convinto di quello che dice Antonio, mangiare meglio, di quando noi parliamo delle diete eccetera, perché vedete c'è una cosa molto, molto facile, una cosa da osservare. Fare una dieta non è da tutti, per fare una dieta ci vogliono anche denari, e molti diabetici questi denari per fare una dieta adeguata in questa regione non ce l'hanno. Allora probabilmente dobbiamo fare degli interventi diversi, dovremmo prendere quello che io in questo momento ci pensavo da qualche giorno, dovremmo interessare i nostri servizi, sia i servizi che sono destinati poi all'alimentazione in maniera particolare, in maniera da predisporre anche delle diete nostre, quelle che ci sono a casa nostra tutti i giorni, pensarle come mangiamo a casa tutti quanti noi e poterle rendere fruibili anche con cibi poveri, fra virgolette.
questo discorso lo abbiamo fatto, lo dobbiamo estendere e lo dobbiamo rendere fruibile per tutti quanti. E un'altra cosa dobbiamo fare: la regione Basilicata forse è l'unica regione in Italia che come LEA, cioè come livello essenziale di assistenza, ha pensato all'attività medica sportiva. La medicina sportiva in Basilicata è gratis. Probabilmente dobbiamo fare qualche altro sforzo. Dovremmo ipotizzare di fidelizzare le attività fisiche a palestre, quelle private che ci sono, almeno i nostri ragazzi diabetici, con un modello, credo, diciamo così, proprio sperimentale. Capire di fidelizzare, perché il movimento in qualche modo deve essere indirizzato, deve essere aiutato. È vero che il movimento è spontaneo, però laddove noi riusciamo a far proprio la cultura del movimento, soprattutto dei ragazzi, ragazzi diabetici, ma anche nelle persone più fragili, facilitando in qualche modo l'accesso anche alle attività fisiche nelle palestre, perché purtroppo il clima da noi è quello che è e spesso non è facile fare delle semplici passeggiate con i climi che abbiamo, probabilmente riusciremo a dare qualche cosa. Io sono convinto che ce la facciamo, perché in questi incontri noi incontriamo le massime, troviamo sempre le massime le massime autorità sanitarie e la presenza del sottosegretario De Filippo, ma quella del presidente Pittella, quello stasera anche di Gianni Pittella, credo che ci aiuteranno ulteriormente a poter realizzare questi nostri desideri. Grazie. Bene, ringraziamo il dottor Cugno. Allora, avrete notato che sul vostro lato sinistro, in maniera quasi minacciosa, vi sono un po' gli esperti, no? I nostri carissimi dottori che dovranno un po' relazionare, dovranno entrare un po' nel merito un po' di tutte le questioni che sono state sollevate. Tra l'altro salutiamo in rappresentanza del Comune di Lauria l'assessore Carlo Magno. Allora io direi di passare subito il microfono al dottor Domenico Sanginetti, medico di medicina generale, per questa carrellata di approfondimenti, di relazioni. Io lo dicevo all'inizio, se ci manteniamo 10-15 minuti sarebbe pure qualche minuto di meno se possibile. Prego. Buonasera a tutti. Mi si consente innanzitutto di salutare tutte le autorità presenti. Mi si consente innanzitutto di salutare tutti i cittadini che sono intervenuti, perché questa dimostrazione sia che chi ha organizzato ha lavorato bene, ma anche che l'argomento, il tema è molto sentito. Io non voglio fare una dotta relazione, io voglio fare come ha fatto il dottore Cugno, che ha parlato col cuore, cioè ha dimostrato che alcune cose sono nel profondo e sono sentite, e questo comune sentire alla fine deve portare dei risultati. Cosa voglio dire? Il grosso limite della patologia diabetica, della cui epidemiologia tutti quanti avete detto che c'è un'incidenza alta nella nostra regione, è che è una patologia silente. Il diabetico è diabetico e non sa di saperlo. Questo è il punto dove forse può incidere di più il medico di medicina generale. Cioè il medico di medicina generale è quello che deve cercare di fare la diagnosi precoce. Cioè da un paziente che non si lamenta, da un paziente che non sa di avere il diabete, indirizzarlo su un percorso per cui si riesca a fare la diagnosi quanto prima possibile per evitare poi tutta la seguita delle complicanze. E poi ci sono alcune parole che ho sentito dai relatori che mi hanno preceduto che purtroppo sono attuate. Qualcuno ha parlato di tabù. Ci sono ancora tanti tabù sul diabete. Uno di questi tabù è ancora che buona parte dei diabetici non accettano di buon grado la prima somministrazione di insulina. Cioè si pensa che ci si trovi di fronte a un tracollo delle proprie possibilità, delle proprie qualità di vita irrecuperabili. Questo non è vero. La tecnologia è andata avanti, la tecnologia continuerà ad andare avanti, non bisogna porsi in maniera paurosa nei confronti di quello che viene studiato e proporsi, ma bisogna proporsi in maniera proattiva. Allora, qual è la linea guida che i medici di medicina generale dovrebbero portare avanti? Cercare di attenzionare la popolazione per cogliere quei sintomi indiretti, per fare in modo che si possano fare le diagnosi precoci. L'altro ruolo del medico di medicina generale è quello sicuramente sugli stili di vita.
bisogna intervenire sugli stili di vita. La nostra regione da questo punto di vista aveva precorso in maniera eccellente i tempi, poi sfortunatamente ci siamo persi per strada. Era stato previsto che per gruppi omogenei di pazienti si facesse attività didattica da parte dei medici di medicina generale con reportistiche di incentivi direttamente commisurati. No, non so perché ci siamo persi per strada, però io penso che sia una cosa che possa essere recuperata con costi irrisori, con costi irrisori e vantaggi sensibili. E poi un'ultima cosa, la medicina generale attualmente deve far fronte a tre grossi capitoli: l'urgenza, la cronicità, la domiciliarità. Accenno a questo perché ritengo che in un momento di crisi, in un momento di risorse che devono necessariamente essere limitate, gli spazi temporali per una riorganizzazione dei servizi non siano illimitati. Bisogna trovare il coraggio di fare scelte organizzative coraggiose. Rimandarle ci sposterà solamente i costi più avanti, non ci porterà ad avere costi minori, ci porterà solamente a costi differenti. E un'ultima cosa, una particolare attenzione va prestata ai giovani. Il diabetico giovane o il diabetico in età precoce è un diabetico che deve sapere che la tecnologia gli metterà a disposizione a brevissimo dei sistemi di monitoraggio automatico con la sorveglianza tramite la telemedicina da parte del genitore o da parte dello specialista in tempo reale. Alcune paure, alcune limitazioni che si pongono i nostri giovani diabetici a breve non avranno più motivo di esistere. E un'ultima cosa, buona parte della sanità per il passato si è orientata su una determinazione del costo standard dei beni. Bisogna che facciamo un attimo tutti quanti una riflessione anche sul costo standard dei servizi, oppure su passare dall'attenzione massima alle prestazioni all'attenzione massima sui percorsi. E da questo punto di vista io noto che molti miei pazienti hanno difficoltà a relazionarsi con il CUP e la problematica viene gestita solo tramite la buona volontà personale di tanti operatori sanitari e non che purtroppo devono cercare di riconvertire e allineare i percorsi. Molte grazie. Noi ringraziamo il dottor Sanginetti anche per il tempo che ha dedicato al suo intervento, così riusciamo davvero ad ipotizzare un confronto con il pubblico. Allora, il dottor Enzo Caruso è brillantissimo oratore, anche tecnologico probabilmente, sì, con delle slide ci farà entrare nella sua relazione. Prego. Allora, buon pomeriggio, anzi buonasera a tutti, un ringraziamento alla FAND per l'invito e al Comune di Lago Negro per l'ospitalità, un saluto a tutte le autorità presenti in sala, un ringraziamento soprattutto a voi che avete voluto dedicare un pomeriggio ad ascoltarci. La diapositiva, la prima in effetti, riassume molto bene quello che è il senso di questa giornata, cioè il diabete ha scelto me, io ho scelto, ma anch'io ho scelto me stesso. Questo per dire che questa giornata, già era stato ricordato che parte dal 2001 e poi dal 2002 in Italia, vuole essere un giorno di sensibilizzazione, quindi sensibilizzare le persone diabetiche, sensibilizzare le persone che non hanno il diabete, però anche interessare quelli che sono i decisori in materia e proporre quelle che sono le difficoltà o anche le aspettative sia delle persone che degli operatori. Si parlava di numeri, questi numeri sono vecchi, sono di un anno, però sono numeri da brivido, farebbero tremare i polsi alle sistemi sanitari nazionali più efficaci. Si parla di 371 milioni di malati nel mondo con una previsione raddoppiata nel 2030. Questi sono i dati ultimi Istat 2013, Italia divisa in due, nord-sud. Ed è proprio strano che la culla della dieta mediterranea sia
le regioni in cui attualmente la prevalenza del diabete è più alta. Ci contendiamo questo triste primato con la Calabria, a volte la Calabria è prima, come purtroppo quest'anno, l'anno scorso era la Basilicata, con una prevalenza media italiana del 5,4, vedete la Calabria 8,5, la Basilicata intorno al 7%. Questo è un po' di epidemiologia casereccia, fatta sui dati del 2012, solo delle esenzioni ticket, purtroppo non si vede la parte di sotto, però in pratica queste sono persone che sono diabetiche, sanno di essere diabetiche e hanno l'esenzione per patologia. Vedete che la media dell'ex ASL 3 è intorno al 5,5%, quindi è un dato che ci deve far pensare. Ci sono delle comuni che hanno un'altissima prevalenza, ma questo per fatto che c'è una indice di vecchiaia, usando un termine tecnico, cioè la quantità di persone che sono over 65 è maggiore, quindi in questi casi la prevalenza del diabete riesce anche a superare il 12-15%. Parallelamente, come si diceva prima, questa è la prevalenza del sovrappeso, quindi Molise e Basilicata, e dell'obesità. Ricordiamoci sempre che i pazienti sovrappeso diventeranno obesi molto probabilmente, soprattutto se si comincia dall'età infanto-giovanile, e una parte dei pazienti obesi saranno i diabetici del domani. Perché è importante affrontare il diabete come problema? Quali sono le problematiche? Sicuramente è un fattore di rischio cardiovascolare, me ne parlerà compitamente il dottore Lauletta, e la mortalità coronarica è da 2 a 4 volte superiore, una persona con diabete non compensato ha lo stesso rischio di avere un problema cardiovascolare o cerebrocardiovascolare rispetto a una persona che già l'ha avuto, e sebbene si rappresenti solo il 5% della popolazione, il 38% dei pazienti diabetici sono quelli che sono nelle unità di intensiva coronarica e il 30% dei pazienti ricoverati in ospedale è affetto da diabete. Questo solo per ricordarvi molto brevemente le complicanze, sono complicanze terribili e la prima causa di cecità nei paesi industrializzati, ve ne parlerà Gabriele Elefante, prima causa di insufficienza renale, prima causa di amputazione non traumatica, e poi c'è il discorso cerebrocardiovascolare che sarà affrontato dal dottor Lauletta. Si parlava di costi. Noi siamo abituati a pensare che il costo della patologia sia soprattutto per il trattamento farmacologico, nulla di più falso, soprattutto per quanto riguarda le malattie croniche, in particolare il diabete. Come vedete, il paziente diabetico senza complicanze viene a costare circa 1.500 euro l'anno, ma se abbiamo una complicanza microvascolare, cioè quella a carico di piccoli vasi, quindi rene o occhio, sale a 2.500, per lievitare a 3.100 se vi sono complicanze macrovascolari. Quindi la prevenzione delle complicanze, a parte essere un fondamentale metodo di risparmio, ovviamente deve rappresentare quello che è il nostro lavoro quotidiano, cercare. Appunto, questi sono costi, non ci sono né costi sociali, intangibili. Quali sono quindi gli obiettivi di cura? Prevenire la malattia, prevenire le complicanze croniche, usare in modo appropriato le risorse, si diceva precedentemente, contenere i costi sanitari e ottenere, questo è importantissimo, e mantenere nel tempo una buona qualità di vita delle persone con diabete. Questo è molto vero per le complicanze dei piccoli vasi, quindi retinopatia e nefropatia. Riducendo solo dell'1% il valore dell'emoglobina glicosilata, che è quell'esame che ci dice il grado medio di compenso degli ultimi 3-4 mesi, riusciamo a ridurre il rischio di complicanze del 30% nel diabete tipo 1 e il 70% nel diabete tipo 2.
Questi sono gli obiettivi terapeutici che noi medici, i medici di medicina generale, i diabetologi, i cardiologi prestano molto, però hanno una loro importanza. L'emoglobina glicosinata, ve l'ho detto già, qua una piccola digressione volevo fare. Siamo una regione fortunata, sfortunata nella sfortuna, cioè sfortunati perché c'è la prevalenza alta del diabete, però fortunati in quanto siamo una delle regioni che per esempio a livello di emoglobina glicosinata, che un esame è fondamentale per quanto riguarda il seguire la malattia diabetica, in tutte le ospedali sia dell'ASP che dell'ASM hanno questa metodica, che è appunto l'HPLC, che è considerato il gold standard per quanto riguarda questo esame. Ciò non accade per esempio in Calabria, ci sono molte persone che vengono negli ambulatori a Maratea della Calabria che non hanno questa fortuna, quindi anche vedere il tipo di terapia e giudicare il grado di compenso della malattia su esami che non sono precisi ovviamente diventa un tantino difficile, questo non è caso nostro. Ovviamente ci sono tutti dei dati che devono essere rispettati sia per colesterolo, trigliceridi, pressione, però la cosa fondamentale è sottoporsi a delle visite, cioè abbiamo detto che la malattia è silente, non è possibile sapere se non si ricercano le complicanze, se ci sono, cioè quindi la visita diabetologica non può rappresentare soltanto una prescrizione della terapia e la misurazione della glicemia, molto riduttivo. Se non si ricercano le complicanze, non si sa che ci sono e non si può ovviamente prendere quelle che sono delle attenzioni particolari. Ovviamente questi esami, il fondo oculare, che è un esame semplicissimo, me ne parlerà il dottor Elefante, il Doppler, la biotesiometria che ci fa vedere la sensibilità periferica, sono esami che si devono fare durante una visita diabetologica o almeno screenare il paziente, cioè cercare di capire quel paziente se è un diabete che ha un minimo di complicanze o se non ce l'ha. Questi esami vengono fatti possono essere fatti in ambulatorio, addirittura in dei service attivo per quanto riguarda questa zona, a partire dal 2006 su Senise e c'è circa 2 anni anche a Maratea. Quando si parla di prevenzione, se ne parlava prima, veramente si parla di 3 tipi di prevenzione, quindi una prevenzione primaria, cercare di scoprire il paziente nella sua fase, diciamo, prima che diventi diabetico in questo caso, è una prevenzione primaria. Secondaria, curare il paziente già diabetico che non ha complicanze, e prevenzione terziaria, quello di curare il paziente che è diabetico e che ha le sue complicanze. Se però non riusciamo a drenare o a ridurre quelli che sono i nuovi casi di diabetici facendo prevenzione primaria, è come in effetti combattere una guerra nucleare con archi e frecce. Su questo si deve fare davvero tanto, sulla prevenzione primaria. Ma si può prevenire il diabete? Sì. Questo è un vecchio articolo del 2002 apparso sul New England, in cui praticamente una popolazione di soggetti che avevano una predisposizione al diabete venivano divisi in 2 gruppi. A uno dei 2 gruppi veniva dato un farmaco, la metformina, che se ci sono i diabetici in sala sicuramente lo conosceranno. Secondo gruppo, modificazione dello stile di vita e alimentazione. Ebbene, si è visto che la progressione verso lo sviluppo del diabete è stata molto minore nel gruppo che faceva solo attività fisica e modificazione dello stile di vita rispetto addirittura al farmaco. Quindi veramente la prevenzione attraverso la correzione degli stili di vita deve essere un nostro impegno. Un'altra cosa, ma come si fa a vedere se un soggetto magari ha la possibilità, cioè è un soggetto a rischio? E questa è una cosa che è stato fatto, questo è un semplice questionario, si chiama FINISH, un diabetes risk score, che è stato anche validato in Italia, è possibile somministrarlo da parte del medico di medicina generale, si può somministrare, lo può somministrare il diabetologo, lo può somministrare per esempio il farmacista.
Facendo la somma di questa, rispondendo a queste domande, se si ha un punteggio uguale o superiore a 11, significa che dobbiamo in effetti fare qualche esame in più. Anche qua, piccola parentesi, non si fa la diagnosi di diabete con i glucometri, per quanto precisi, soprattutto gli ultimi che hanno le nuove norme ISO 2013, non hanno quella precisione tale da poter garantirci un valore attendibile per fare diagnosi. Come si è affrontato il problema? In Italia sono stati sviluppati centri antidiabetici, che sono forse un fiore all'occhiello della sanità italiana, ce li vedono in molti. Il problema è che con l'aumento della prevalenza della malattia ci vorrebbe quello che si diceva prima, maggiore integrazione e partecipazione alla gestione, quindi tutti gli attori devono entrare in questo percorso, e non ultima ma come primo il paziente e il medico di medicina generale. Quindi la gestione del diabete e delle sue complicanze deve passare attraverso un po' di fattori: il riconoscimento precoce delle complicanze, abbiamo detto già, l'educazione terapeutica. Questo purtroppo è uno dei note in cui magari noi diabetologi, almeno quando non abbiamo granché personale, siamo un po' carenti per quanto riguarda l'educazione terapeutica. Scambio di informazioni fra i vari attori, conoscenze delle linee guida, la formazione non soltanto ai medici generali, ci dobbiamo formare come prima cosa noi stessi. La formulazione di un percorso deve essere adattato alla realtà territoriale. È inutile prendere un bellissimo percorso diagnostico terapeutico assistenziale della Toscana e volerlo poi applicare in Basilicata. Il misurare, e questa è una cosa che noi medici forse certe volte dà fastidio, misurare e valutare periodicamente quello che si sta facendo, cioè dobbiamo in effetti misurarci, dobbiamo misurare quello che stiamo facendo con dati obiettivi per sapere se stiamo facendo bene o stiamo facendo male. E poi ci deve essere un supporto legislativo. Questo per fortuna in Basilicata è stato fatto, queste sono le due leggi, la legge regionale del numero 9 del 2010, e c'è anche una legge dell'abitazione 53 che definisce proprio il percorso diagnostico terapeutico assistenziale del paziente diabetico. Purtroppo devono essere ancora applicati al 100%, se fossero applicati al 50% già saremmo meglio. Cosa si è fatto? Cioè, siamo un poco positivi qualche volta, perché dobbiamo fare anche un po' di cose. Che sono state fatte? Iniziative di gestione integrata sicuramente sono state fatte nell'ASP, sono state fatte a Potenza, sono state fatte anche qua siamo stati forse precursori nel 2006 con dei service con i medici di medicina generale. Ambulatori dedicati, sono state fatte anche delle cose nell'ASM di Matera molto interessanti. Ambulatori dedicati, se ne parlava prima, un ambulatorio veramente fatto bene sicuramente è quello del diabete di tipo 1 del collega Pino Citro, che lavora in effetti a Potenza e magari avrebbe bisogno di un po' più di attenzione anche da parte della regione, perché per esempio i campi scuola sono organizzati annualmente, magari dovrebbero essere anche organizzati a livello regionale. I day service l'abbiamo già detto, ampliamento delle prestazioni fornite ai diabetici, questa è una cosa che è stato fatto, c'è un progetto che sarà appresso presentato, che è stato sviluppato e presentato dai diabetologi dell'ASP per quanto riguarda la vaccinazione antipneumococcica nel soggetto con diabete. Abbiamo pensato che oltre a che parte? Grazie. Abbiamo pensato che fosse necessario anche fornire questo tipo di prestazione assieme alle prestazioni fornite ai diabetici. Iniziative di aggiornamento dei specialisti dei medici di medicina generale, questo lo stiamo facendo, e le iniziative dedicate ai pazienti come questa, una costituzione della rete informatica, questo è importante, cioè se c'è scambio di informazioni
c'è quello, la base di poter fare una gestione integrata, cioè se le informazioni che possiede il diabetologo sono fruibili ai medici di medicina generale, anche agli altri medici, per esempio una delle prime cose si evitano di fare esami doppione, quindi già è una forma di risparmio. Questo è stato fatto, c'è una serie, tutte le attività in tutti i servizi di diabetologia, c'è un software dedicato che viene utilizzato nella stragrande maggioranza dei casi, c'è ancora qualche resistenza, tutti i dati vengono conservati in un server regionale, questi sono i dati, come vedete al 8 di novembre 2014 ci sono circa 43.000 diabetici, ovviamente c'è da fare un po' di pulizia negli archivi, però vedete comunque c'è una grossa numerosità. Ci sono, come vedete, purtroppo alcune zone del territorio della regione che mostrano un po' di resistenza nell'utilizzo di questo strumento. Questa è la situazione attuale, quindi, in cui c'è questa rete almeno informatica, il primo step verso la rete diabetologica. Questo è quello che ci auguriamo che succeda brevissimo, cioè che questi dati siano fruibili anche da parte dei medici di medicina generale, così viaggiano informazioni e non carte. Piccola ultima diapositiva per quanto riguarda l'ambulatorio del primo livello diabetico, parte da settembre 2013 a Maratea, dall'inizio di quest'anno sono circa 50 pazienti, di cui 15 con lesioni attive. C'è un intervento che è stato fatto al San Carlo di Potenza di rivascolarizzazione proprio di un paziente di Lago Negro. Prestazioni eseguite, prevenzione delle lesioni, l'ecocolor doppio ovviamente, c'è la presenza del chirurgo, l'esame clinico, piccole medicazioni, prescrizioni ausili. C'è da migliorare sicuramente un po' il rapporto con la chirurgia, ma quello che si dovrebbe migliorare soprattutto è creare un protocollo col San Carlo, perché questo paziente per essere rivascolarizzato ci ha messo 10 mesi e non sono dei tempi proprio brevi. Con questo concludo e vi ringrazio. Bene. Ringraziamo e salutiamo il dottor Elefante. Ora alterniamo un po' gli approfondimenti scientifici con alcune riflessioni politiche. Io darei la parola per un primo, per un prologo di intervento all'altro Papaleo, quindi al presidente Tonino Papaleo, e poi diamo la parola al sottosegretario De Filippo. Allora, il microfono a Tonino Papaleo. No, il mio non vuole essere un intervento di senso compiuto, perché lo farò poi, come dire, a conclusione degli interventi di tutti i relatori. Io avevo la necessità di intervenire prima del sottosegretario per due ordini di motivi. Il primo, per ringraziarlo di questa sua disponibilità, che non è di oggi, ma è una disponibilità che viene da lontano, nel senso che lui già da assessore alla sanità volle volle un primo che si facesse uno screening, che però non si è fatto. Lo screening si è fatto solo parziale, perché poi andaste a fare il presidente della giunta e quindi, come dire, ti subentrò altro assessore che spostò le risorse verso altro screening, quindi non si è fatto più quello screening. La seconda motivazione è che con De Filippo presidente noi abbiamo avuto una serie di di impegni che sono rimasti però cartacei successivamente, perché lui ha voluto il recepimento del manifesto dei diritti della persona con diabete, ha voluto il recepimento del progetto IGEA, che è stato contenuto all'interno del piano sanitario regionale, che non veniva fatto fin dal 99 e che invece lui, il presidente, riuscì a farlo approvare nel 2012, però anche quello è rimasto lì, poi è rimasto. L'ultima cosa sulla quale lui si era impegnato, ed è stata qui recuperata anche dal dottor Caruso, la legge 9/2010, che in buona sostanza va a disegnare la rete sul territorio, laddove sono previsti i centri di primo,
secondo e terzo livello, che anche questa è rimasta, come dire, è rimasta anche quella sulla carta. Dico questo per dire che cosa. Poi c'è stato l'osservatorio che è stato recuperato pure dal dottor Cugno, per dire che noi, grazie a lui, abbiamo avuto una serie di strumenti. Ecco qui la necessità che lui venisse questa sera qui e noi, come dire, dovevamo rappresentargli questa, diciamo, questa riconoscenza. Ma da sottosegretario quindi, è stato lui che ha voluto incontrarci a livello nazionale per vedere come il discorso diabete sul territorio nazionale veniva ad essere considerato. Ecco, sottosegretario, noi ti ringraziamo di questa tua disponibilità, voi per la presenza qui stasera, ma voi per l'impegno che vai, come dire, profondendo all'interno del territorio nazionale, perché il diabete non può essere, come dire, considerato in modo difforme, non deve essere considerato in modo difforme sul territorio regionale, non va considerato in modo difforme sul territorio nazionale, anche e soprattutto perché noi, attraverso un'attenzione più puntuale su questa patologia, noi evitiamo anche la cosiddetta migrazione sanitaria. Perché spesso stiamo registrando che molti, come dire, anche da questa regione, c'è una prima lo ricordava il dottor Caruso, c'è una parte della Calabria del Nord che viene qui verso il nostro territorio, ma c'è tanta altra parte di cittadini che dal nostro territorio va verso altre regioni. Voi perché ritengono che evidentemente l'erba del vicino è più verde, alcuni vanno via perché ritengono che invece noi abbiamo grande professionalità, ma soprattutto perché c'è anche un discorso di incultura, perché spesso, soprattutto per il diabete in età evolutiva, ci sta una sorta di, da parte dei genitori, una sorta di perplessità a rappresentare, diciamo, al vicino di casa piuttosto che al medico di medicina generale, che il loro figliuolo è un figliuolo diabetico e quindi hanno una certa reticenza, quindi anche una sorta di incultura. Noi dobbiamo insistere in questa regione perché ci possa essere un avanzamento della cultura da una parte, un avanzamento anche, diciamo, del riconoscimento di avere strutture e professionalità adeguate. Ovviamente questo si potrà fare di più e meglio se ci sarà anche un discorso di maggiore vicinanza o di, come noi diciamo, integrazione tra medico di medicina generale, medico specialista e con l'associazionismo che deve essere, come dire, da Tredunione, che deve essere da Collante. Noi abbiamo proposto anche di avere, come dire, così come va accadendo in altre regioni, il cosiddetto tutor, il diabetico guida, perché con il diabetico guida quella parte di educazione, non quella terapeutica che spetta al medico, ma l'educazione sanitaria la può fare anche il tutor, il diabetico guida. Grazie. Buonasera a tutti, grazie invece da parte mia, con moltissima anche soddisfazione e riconoscimento per l'attività che svolge questa associazione, grazie per l'invito che mi dà la possibilità di dare anche qualche elemento anche di discussione che c'è, non solo sulle questioni che sono state così puntualmente descritte da Tonino Papaleo a livello regionale, ma anche in un contesto più generale che poi, come spero potrò dimostrare brevemente, è anche molto incisivo delle questioni che dobbiamo ancora attuare per molti aspetti, realizzare e anche immaginare nei prossimi anni per dare servizi e prestazioni sempre più adeguate. Io conosco il prestigio della vostra associazione anche a livello nazionale e conosco il prestigio dell'associazione della Basilicata con le sue articolazioni anche a livello nazionale. So che Tonino Papaleo è un protagonista importante e
Quindi penso che nelle vostre riunioni, anche senza la nostra presenza, siete ben informati di qual è il lavoro che in questi anni, anche sulla spinta di un dibattito che la vostra associazione ha saputo in qualche modo produrre, realizzare, indirizzare a livello anche di governo, e nella sempre confermata articolazione di responsabilità, la sanità del nostro paese ha una importante regia di decisioni a livello nazionale, ma come ben sapete anche una importantissima regia di decisioni e di applicazione di scelte, soprattutto anche a livello regionale, scendendo, come si dice, per l'irame, una volta che poi le regioni hanno saputo impostare programmi e anche iniziative, c'è bisogno di una sensibilità che in certi casi, e mi pare di poter dire in questo territorio, non perché c'è il dottor Cugno, De Fino, Caruso e tutti quelli che io, alcuni conosco di persona e mi frequento, anche altri li conosco per esperienze di nome, hanno saputo realizzare anche molta parte, certe volte, mi consento di dire, non per scaricare assolutamente responsabilità alla politica, molta parte è affidata proprio alla sensibilità del management, dei responsabili, anche delle strutture operative che devono sapere con la stessa decisione, con la stessa forza, ovviamente in un quadro di conferme, di scelte programmatiche e finanziarie delle quali le strutture devono essere dotate, le scelte finanziarie, i soldi servono sempre, sono sempre un elemento importante per fare cose, bisogna in qualche modo costruire quel contesto dentro al quale le cose che si pensano, come tante belle iniziative, tante leggi, anche lungimiranti, antesignane, perché la legge del 2010 viene addirittura prima del piano nazionale sul diabete che parla, io non la voglio fare molto lunga, il piano nazionale del diabete parla esattamente di quello che voi avete sentito questa sera, come un pezzo, non perché ci sono presenti sicuramente in questa sala tanti diabetici, non perché siete presenti, ma c'è purtroppo una statistica molto dolorosa nel nostro paese, che è un po' una delle curve delicate del sistema sanitario occidentale e del sistema sanitario italiano, queste malattie croniche, questi pezzi della sanità pubblica sono assolutamente rilevanti, perché milioni di pazienti, 3 milioni forse di più nel nostro paese, come capite sono una sfida complicata e con la quale sfida dobbiamo saper interagire. In questi anni il sistema sanitario italiano più o meno ha fatto cose importanti, secondo me deve farne altre nei prossimi anni. Quindi io penso di poter dire che siete al centro di un grande interesse della programmazione nazionale, e se non saremo smentiti dal lavoro del Parlamento, ci sono anche novità nella legge di stabilità che riguardano i diabetici, soprattutto sul tema dei dispositivi medici. Su questo dibattito la sanità ha costruito in questi anni un dibattito necessario, doveroso, che è quello della cosiddetta standardizzazione dei costi. La battuta più micidiale che la sanità ha in qualche modo conosciuto in questi anni è il famoso costo della siringa, che in Lombardia costa X, in Calabria costa X più. E quindi questo dibattito sta producendo un effetto su alcune questioni, come i dispositivi, come gli ausili, come i presidi medici, sta determinando un effetto che potrebbe essere anche una grande complicazione per chi deve fare cure e terapie adeguate, che è quello della serialità. Le gare d'appalto devono costare tutto allo stesso prezzo, sarebbe molto facile per me, se avessi la vostra pazienza, senza affaticarmi, dimostrarvi nella mia modestissima capacità anche di interpretare questi elementi tecnici, come questo tema della serialità proprio per alcuni dispositivi che vi riguardano potrebbe essere un tema molto delicato nei prossimi anni. E la legge di stabilità di quest'anno si incarica, se non verremo smentiti dal Parlamento, perché abbiamo
fatto già un primo passo col parere favorevole del governo della 12ª Commissione della Camera, si incarica di escludere da una necessaria serialità e quindi da una necessaria compilazione di gare fatte per serie alcuni dispositivi medici, consentendo di inquadrare, dottor Cugno, parlo da un tecnico esperto come te, di inquadrare queste spese e questi costi nei livelli essenziali di assistenza, comprendendo anche la manualità o l'adattamento professionale che alcuni dispositivi devono pretendere per essere adeguati ad una persona invece che a un'altra, perché come sapete purtroppo nella vostra difficile esperienza c'è anche questo punto. Insomma, siete sicuramente, io mi sento di poterlo dire con molta forza, siete sicuramente al centro di un grande interesse nazionale. Il nostro è un paese che nel 2014, io lo dico con molta sicurezza, con tutte le critiche che si può fare ai governi che si succedono, quindi anche con la quantità enorme di critiche che si possono fare al governo Renzi, questo giovane Presidente del Consiglio, ad oggi è il primo anno dopo molti anni che questo governo ha deciso di investire con cifre puntuali in sanità e di non fare assolutamente tagli indistinti e così certe volte alla cieca, come si sono fatti per molti anni nel settore della sanità. Quindi le regioni, le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere, da qui a qualche giorno approvata la legge di stabilità, avranno un quadro finanziario molto preciso per i prossimi 3 anni, che sono tempi importanti, anche sufficienti per poter programmare. Vi dirò che cosa può essere importante per voi, anche per la vostra associazione, incalzare sostanzialmente nel lavoro che dobbiamo fare noi a livello nazionale e anche a livello regionale. Avremo, diciamo, la chiarezza delle risorse, quanti soldi ci saranno a disposizione per la sanità del nostro paese per i prossimi 3 anni e quali sono le indicazioni alle quali, in maniera più rigida rispetto al passato, anche le regioni si dovranno attenere, perché le cattive esperienze degli anni precedenti, che hanno visto differenze di trattamento tra calabresi, lucani, pugliesi, siciliani, come sa bene la FAND, non in tutte le regioni esiste uno standard di servizi uniforme, quindi ci sono grandi e certe volte inique, certe volte ingiustissime differenze. Il nuovo patto per la salute che è stato recepito nella legge di stabilità mette in piedi strumenti più coercitivi, più perentori. Voglio dirlo ai direttori generali, ci sarà, diciamo, una norma dello Stato fatta in maniera, purtroppo, lo dico con riconoscimento per il lavoro che fa. Chi sbaglia paga, questa volta è scritta proprio così, chi sbaglia paga ed è licenziato, proprio così è scritta. Se non sarà, cioè, nel senso che una regione, certe volte la responsabilità è sempre dei politici, ma certe volte un assessore intelligente o un presidente più o meno capace dice: io quest'anno voglio realizzare la rete delle strutture che si occupano di diabete in questa regione, dando un consolidato rapporto anche operativo, faccio un esempio, ai medici di medicina generale, incentivando la medicina generale, la pediatria di libera scelta, il territorio in organizzazione, in unità, come dice la norma e come dice oggi anche il patto per la salute, in unità complesse di cure primarie, che sono le frontiere importanti della prevenzione. Io la voglio fare in questo modo, faccio una legge, scelgo di farlo e affido la operativa realizzazione, l'obiettivo di salute, così si chiama, lo affido al management di un'azienda sanitaria, di un'azienda ospedaliera, con un tempo per la realizzazione. Chi non arriva a quell'obiettivo nel tempo prestabilito, la legge di stabilità di quest'anno dice che è una licenziata, perché non ci può essere, diciamo, la politica si deve assumere le responsabilità, ma capite, diciamo, che ci deve essere anche una organizzazione per la quale, certo, a me molte cose che sono state pensate non fatte, certe volte, Torino, può essere paradossale, le scoprono i conventi, perché uno che ha fatto una norma, ha dato dei soldi, ha messo a disposizione, non è il caso, devo dire, dei presenti, perché
voglio salvare il presente, perché io conosco molto bene il lavoro di quest'area, di quest'area, non solo di quest'area, anche di questa provincia per molti aspetti. Noi ci siamo messi alla testa con un osservatorio sul diabete, del quale lo sento parlare da professori americani, uno dei grandi professori americani che da qualche tempo è diventato direttore generale del Ministero della Sanità da qualche settimana, al primo esordio, al primo incontro che ho fatto con il professor Guerra, mi ha detto: io conosco la sua regione perché lavorava a Washington nella sanità americana e lì abbiamo parlato del vostro osservatorio sul diabete. Poi alla fine, anche in una intelligente iniziativa di questo tipo, non sono arrivate sostanzialmente, probabilmente nelle vostre anche difficoltà, nelle vostre esigenze, nei vostri bisogni, non sono arrivati tutti gli elementi che devono essere in qualche modo garantiti. Allora, quest'anno c'è una strutturazione molto importante, ci sono soldi certi, ci sono responsabilità nette, ci sono obiettivi molto, molto, molto rilevanti per il sistema sanitario italiano. Renzi, ogni volta che lo tirano per la giacca, non risponde mai a questo tema, come hanno risposto purtroppo in precedenza tanti altri governi, che vuole tagliare la sanità, perché riconosce che questo sistema sanitario italiano, con tutti i limiti, è uno dei migliori al mondo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato da qualche settimana che è il terzo sistema sanitario al mondo, quello italiano, e forse il primo in Europa per organizzazione, perché è universale, perché è equo, perché, attenzione, voglio dirvi anche un'altra cosa, i dispositivi medici che l'Italia, o gli ausili che l'Italia garantisce con il sistema sanitario pubblico, non sono garantiti in lungo e largo nel mondo allo stesso modo. Io potrei dimostrare quello che succede in America, ma quello che succede in paesi ricchi, quello che succede in Canada, quello che succede in Inghilterra, dove ci sono differenze assolutamente rilevanti rispetto al sistema sanitario italiano. Ebbene, noi chiuderemo quest'anno con una buona notizia per la sanità: soldi certi, responsabilità, indicazioni programmatiche importanti, con qualche correttivo, soprattutto perché, come sanno gli esperti, nel patto per la salute, per evitare di sprecare risorse, si sta costruendo un meccanismo che non vi voglio descrivere questa sera, ma che significa sostanzialmente che le cose devono costare un po' tutto allo stesso modo. E per ovviare ai guasti del passato si pretende che tutto deve essere messo a gara, e capite che sia nella riabilitazione, ma anche nella vostra purtroppo patologia, quella dei diabetici, questo tema della cosiddetta serialità, se i vostri dispositivi devono essere tutti allo stesso costo, potrebbe questo elemento incidere in maniera molto delicata nella vostra possibilità di cura, di presa in carica e di cura veramente in maniera, diciamo, complessiva rispetto alla specificità di una persona che ha differenze fisiche, di genere e anche di condizione di salute e anche di grado della malattia, che in certi momenti pretendono esattamente l'adattamento di queste cose. Quindi c'è anche questo nella normativa che noi, quindi, mentre per tutte le altre cose si immagina di andare dritti per con le gare d'appalto, proprio sui diabetici e forse su alcune patologie che hanno che prevedono ausili, per esempio sul tema della riabilitazione, carrozzelle, eccetera, solo su questi due segmenti, diciamo, della sanità pubblica, forse ci potrà essere una deroga rispetto a questo tema delle gare d'appalto. Quindi è una misura importante che io considero rilevante e per molti aspetti addirittura eccezionale, perché, ripeto, sarà differente rispetto anche ad altre questioni. La Basilicata, come al solito, il penultimo pensiero che vi voglio offrire, la Basilicata ha una sua specificità, una sua complessità, ma anche una sua virtù. Come sapete, ancora oggi è l'unica regione del Mezzogiorno che non è devastata in termini finanziari, perché lo sapevo prima, oggi lo so un po' di più frequentando queste regioni. Se voi andate in giro, se le vostre associazioni consorelle della Calabria, della Puglia, della Campania, del Lazio, del Molise, dell'Abruzzo, della Sardegna, del Piemonte, perché
vicino del Piemonte, in questo, anche nella Sicilia, vi potessero raccontare qual è la situazione finanziaria in queste altre regioni, vi rendereste conto che con tutti i limiti, con tutte le difficoltà, con tutte le lamentele che possono avere i lucani, noi ci troviamo in una condizione particolare. Ma è una regione che pretende una sfida organizzativa tutti i giorni. 7.000 km quadrati questa provincia, 10.000, come vi è stato detto, 10.000 km quadrati questa regione, e con pochi abitanti, nella sanità questo è un grande, grandissimo problema, perché il sistema di emergenza, il sistema dell'assistenza territoriale, il sistema delle, come dire, di quei luoghi a bassa intensità di cura, come si chiamano, dove sono apparentemente offerte quelle cure che sono le cure primarie, che sono, diciamo, le cure che sono l'attività di prevenzione, che sono attività di informazione, sono sostanzialmente in Basilicata quei luoghi che hanno una necessità di essere molto più diffusi, ce ne devono essere molto di più per garantire gli stessi livelli essenziali di assistenza, perché le distanze e anche i piccoli paesi che ci sono in questa regione pretendono esattamente questa moltitudine di servizi, di luoghi e di organizzazioni, e quindi c'è da fare un grande lavoro. Io spero che ci si indirizzi ancora di più nei prossimi anni. Lo diceva il dottore, abbiamo fatto in certi anni convenzioni molto interessanti sui medici di medicina generale, la ricordo benissimo quella che affidava a loro attività di informazione per i pazienti, per le famiglie, nelle scuole, che era anche un'attività un pochino remunerata dei medici di medicina generale, che potevano dare quegli elementi di informazione sugli stili di vita, perché penso che lo avete capito sulle vostre sofferenze, sulle vostre difficoltà, che cosa significa questa grande parola prevenzione, che certe volte guardiamo sbadatamente quando stiamo dibattendo la prevenzione. Malato, no, è una cosa importante, importantissima, sapere come si deve mangiare meglio, come ci si deve comportare, come si utilizza meglio il proprio corpo, è una cosa rilevante. Il Ministero della Salute bombarda tutti i giorni con grandi programmi, non solo per le persone adulte, ma anche per i bambini. Io ne presento, non voglio farla guadagnare saluto, la Presidente del Consiglio lo ha citato, ma ce ne sono molti altri. I programmi nazionali della prevenzione sono programmi importanti che mettono insieme centri di ricerca. Ogni giorno c'è un'attività di prevenzione. L'altro giorno l'Istituto Superiore di Sanità ha presentato un bellissimo programma di prevenzione nelle scuole e nelle famiglie per le scottature dei bambini, che sembra una fesseria, ma è una cosa rilevantissima in termini statistici nel nostro paese. Come addestrare,